Non sto cavando più niente. Ciao ragazzi, eccoci qua. Cioccolato. Nuovo video. Yeah. Yeah, yeah. Un'altra ricettina. Già avete visto quella dei biscotti con il burro d'arachidi. Adesso faremo uno snack troppo troppo buono, che è veramente spizioso. Sempre come... col burro d'arachidi. Sì, e il cioccolato stavolta anche. Yeah. È contenta. Riso soffiato. Noi utilizziamo questo qua che compriamo al supermercato. Riso soffiato integrale. Questo è buonissimo, anche nel latte di soia, così buono, andato a cucchiaia. Burro d'arachidi, yes, e cioccolato, solo tre ingredienti, fantastico. Per prima cosa, assaggio il cioccolato. Apri il cioccolato, assaggio il cioccolato, no, lo dobbiamo sciogliere al bagnomaria. Cioccolato fondente noi siamo, sì. Noi utilizziamo cioccolato fondente, che comunque la ricetta in questo modo vi viene più sana, però se volete potete utilizzare un qualsiasi tipo di cioccolato, certo, che voi preferite. Oh. Oh. Il rumore del cioccolato che si spacca, oddio. Ci troviamo. Che fai? Lo riduco un po' più piccolo così. Come vuoi venire? Me lo mangiamo. Ecco qua, tieni. Guardatina, lo mangiamo. Ah, che te lo gusti. Vado a sciogliere questa bagnomaria mentre lei è in estasi. Non ce la facciamo, non si buona nel cioccolato. Ho deciso, lo chiudo perché è pericoloso. Dopo lo apriamo di nuovo, però dopo lo mangiamo. Vediamo. I cereali dentro a una ciotola. Vai. Noi siamo riso soffiato integrale. Già l'ho detto. Lei è di vero che lo dice, vai. Però voi potete utilizzare anche il farro soffiato, altri cereali integrali che volete. Burro d'arachidi. Yeah. Yeah. Il nostro burro d'arachidi fatto in casa. Yeah. Fatto in casa. Yeah! Già, abbiamo fatto il video del burro d'arachidi. Se non l'avete visto, ve lo lasciamo cliccabile nel box informazioni e vi mettiamo anche il link dei biscotti al burro d'arachidi. Apri, Nancy. Madonna, che odore. Devo stare più pane. Madonna. Guarda che meraviglia, Nancy. Adesso dobbiamo mescolare tutto, che io già ho voglia di mangiarlo così. Comunque, mescolate bene bene, potete utilizzare anche le mani e vi dirò. Con le mani vi riesce meglio, però io voglio fare la figa, non voglio fare quella che usa le mani. Basta che ci vuole un po' più di tempo così. Sì, un po' più di tempo, però si mescola, vedi? Pian piano poi sì, diventa sì, un composto tutto omogeneo. Omogeneo. Importante. Se vedete che non si mescola e avete la bellissima idea di aggiungere acqua, non fatelo, no! Non aggiungete liquidi, perché i cereali perdono la loro croccantezza e dopo viene una cosa molla molla, schifosa. Quindi abbiate pazienza e vi viene così. Il bello infatti è che questo è croccantissimo. Sì. Sai che questo qua, il burro d'arachidi, sembra un po' tipo caramello. È vero. Qua. Sembra dentro che ci sia il caramello. Sembra, sai cosa? Tipo il Twix. È vero. È tipo una barretta come di quelle che si vendono, però sana, leggera, senza zuccheri aggiunti, perché comunque il burro d'arachidi non ha zuccheri aggiunti, eccetera. Non ha grassi. Ed è buonissimo, con solo i tre ingredienti, poi velocissimo, che già abbiamo quasi finito. Teglia. Una teglia, un vassoio, quello che volete, con carta forno, lo verso così. Con un po' di carta da forno sopra andate a creare una base, vedete? Dovete fare una base, un diciamo strato dello spessore che voi volete. Io vi consiglio di non farlo troppo sottile, perché mi sta spizzo insomma. Certo, mi deve essere bello consistente, se no qual è lo spizzio? Wow, tutto. Guarda com'è bello. Dopo si è bellissimo. Dopo poi lo andiamo a tagliare. Nancy, per peritezza devi mangiare tutto questo. Sì, grazie. Mamma mia. Oddio. Siamo tipo fantozzi. Io penso che il cioccolato sciolto
sia una la delle cosa cose migliore del più mondo. Buone del mondo. Cioè, favoloso. Io adesso mi potrei mettere qua con tipo dei biscottini e zuppalo, anche con cucchiaino e finirmelo tutto. Cioè, perché è troppo buona cioccolata. Via, via, via. Oddio, mi ci stare dentro, vabbè. Nascondetelo da Nancy. Vabbè. Infatti, perciò mi Nancy sta dietro la telecamera. Arrivare a casa vostra e rubarlo, nascondetelo. Dovete un pochino farlo raffreddare, perché se lo versate troppo caldo si potrebbe stessa cosa perdere la loro croccantezza i cereali, quindi fatelo un po' intiepidire. Vado a versare, madonna, questo è proprio food porn, ma che è proprio una roba proprio di... è food porn proprio, incredibile. Allora lo spalmate così dappertutto. Wow, madonna, che meraviglia, food porn. Bravo. Il congelatore si fa prima, dai, mettilo nel congelatore. E voilà, estratto dal congelatore, si è indurito. E qua abbiamo altro cioccolato appena sciolto. Con un movimento deciso e sicuro andate a capovolgere il vostro riso soffiato. Era bella, se si rompeva, ti immagini? Invece no, adesso, proprio compatto. Sì, no, è bello compatto. Adesso stessa cosa di prima, stessa quantità di cioccolato di prima. Lo fate un po' intiepidire. Quando si è intiepidito lo andate a versare sul vostro riso soffiato. Oh, spettacolo, madonna, è troppo bella sta cosa. Una godura già per gli occhi vedere tutto sto cioccolato sciolto. È vero, per il naso, per il... Con tutto che sono raffreddata, ma sto profumo di cioccolato, madonna, quanto è buono il profumo di cioccolato, ragazze. Ma anche voi come noi impazzite per il cioccolato, oddio. E certo, a questo sto pensando che abbiamo iniziato a fare la ricetta. Adesso me la devo leccare tutta con la lingua, fino all'ultimo. Lei non scherza, veramente. No, no, che scherzo, quando mai, queste sono cose serie, come scherzo. Siamo di nuovo a mettere nel congelatore e aspettiamo che si indurisce. Dai, ce la possiamo fare, adesso ci lecchiamo la ciotola. Yeah. Ehi, sta mangiando tutto il cioccolato, ragazze. Lasciamene un po'. Chi sei? Non ti conosco. È tutto indurito e a questo punto lo possiamo tagliare, ragazze. Facciamo le nostre barrette, perché questo è proprio tipo delle barrette, vedete? È bellissimo. Sembrano tipo le barrette della Kinder. Le Kinder cereali. Sì, è vero, Kinder cereali, solo che al posto del latte c'è il burro d'arachidi. E non c'è l'olio di palma, è ovvio. Che belle! Eccole qua, sono pronte, assaggiamo? Yeah! Ah, ma non è buono! È buonissimo! È 100 miliardi di volte più buono del Kinder cereali! Ma c'è troppo buono! Sembra caramello! È proprio buono! Oddio! Il contrasto del burro d'arachidi col cioccolato fondente, che è tipo dolce amaro. E poi il riso croccante, incredibile! Oddio! Ragazzi, lo dovete provare, è troppo buono! Buonissimo! No, vabbè! Ma dai, è buono! Io me ne mangio un altro! Buono. Bello. Una delle ricette più buone che vi abbiamo fatto, secondo me. Anche se è semplicissima. Oddio. Mi raccomando, conservatelo in frigo, altrimenti si potrebbe sciogliere il cioccolato fondente. Non so cavare di niente. Pollice, li mangiamo tutti secondo me, raga. Pollice, non neanche a dirlo. Grazie. Tanti bene. Like per questa proprio porno food. Sano, sano. È sano. È sano, ma è troppo buono. Ciao. 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 Io ora devo togliere questi qua e devo metterli in frigo, sennò la vita se li mangia tutti. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Buonissimo.